Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina nel tragitto che mi porta verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Reione II al numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, così magari ci facciamo una chiacchierata per parlare, per discutere, per approfondire delle cose più o meno interessanti di cui magari poi parlo la mattina. Queste dirette generalmente parlo appunto di cose che possono essere interessanti, perché magari trovate degli spunti di riflessione da messaggi che ho ricevuto da tante cittadine che, diciamo, mi pongono la loro questione su determinate tematiche. Ieri è stata 25 novembre, oggi è 26 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi, diciamo, come volontariato civico da sempre cerchiamo di evitare il centro antiviolenza Ipazia. Lo stiamo facendo in questo momento come panettone solidale, quindi con l'iniziativa Panettone Solidale, che è un'operazione in collaborazione con la Vittual Bakery, che è un'azienda siracusana che produce dolciari. Stanno appunto realizzando questo panettone, il cui parte del ricavato andrà ad aiutare appunto il centro antiviolenza Ipazia nel sostenerlo nelle loro spese che hanno, perché loro hanno una sede, hanno delle bollette da pagare, e quindi è una modalità appunto per aiutarlo. Il 25 novembre non è una data simbolica, però quello che voglio dirvi è di cercare di aiutare tutto l'anno, magari facendo delle piccole donazioni, magari Ipazia ha anche la possibilità del 5 per 1000, quindi quando fate la vostra dichiarazione di redditi potete aiutarla. C'è anche un IBAN, quindi per cui se volete sulla loro pagina social Centro Antiviolenza Ipazia Siracusa trovate tutti i riferimenti. Quindi aiutateli tutto l'anno e magari non solo nelle date simboliche della lotta contro la violenza sulle donne, ma quando è possibile anche tutto l'anno. Ieri si è parlato anche, è cambiato talmente discorso, della situazione rifiuti. Diversi cittadini mi hanno fatto notare una cosa che io non ho detto nella diretta di ieri, in realtà non l'ho detto neanche nella diretta di giovedì scorso. Sarà una coincidenza, ma quando due settimane fa abbiamo fatto un po' di chiasso, colmato probabilmente con l'atto estremo dell'esposto inviato al signor sindaco, agli uffici competenti, al gestore chiedendo chiarezza, non lo voglio dire, speriamo magari che è stata solo una piccola coincidenza, nelle ultime due settimane, se ci fate caso, non ci sono stati più problemi, fantasiose ricostruzioni per cui siamo antipatici, per cui l'indifferenziato non l'hanno voluta raccogliere. Nelle ultime due settimane, ripeto, una mera coincidenza, il servizio di raccolta dell'indifferenziato ha funzionato. Ora, siccome a me alla fine fare polemica serve poco o nulla, fa solo perdere tempo, evidentemente qualcosa non era esattamente come era stata descritta. Evidentemente, vediamo un pochettino come andrà nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Vi ricordo che il centro CCR di Arenaura è ancora chiuso, qualche cittadino che purtroppo non ha visto la nostra comunicazione si è recato là, aspettato in vano, chiaramente essendo chiuso. Le soluzioni potrebbero essere sicuramente quella di magari mettere davanti un CCR mobile. D'altronde gli operai che erano al CCR penso stiano facendo altre mansioni. Altre soluzioni, ma vi ricordate che ci fu un comunicato da parte, credo, dell'amministrazione che c'era da realizzare un terzo CCR? Adesso non so bene, non so bene a che punto è questa opera di realizzazione. D'altronde il CCR è quella struttura, secondo me, da incentivare sempre più. Io ricordo, penso che ancora ci sia, ma andrò a approfondire, la possibilità di avere lo sconto sulla parte variabile della Tari. Se ne sente parlare pochissimo, forse anche perché non viene spinto più di tanto, e chiaramente bisogna pesare i propri rifiuti. Quindi secondo me i CCR sono delle realtà che bisogna spingere sempre più. Del resto, per chi non ha la memoria corta,
Sapete quanto abbiamo lottato noi per far riattivare i CCR mobili? I CCR mobili sono quei centri comunali di raccolta su ruote, con carrellati in giro per la città, che il gestore precedente aveva inventato, diciamo così. L'attuale gestore, probabilmente per loro è una cosa nuova, comunque si è faticato diverse volte, abbiamo fatto anche delle petizioni. Oggi i CCR mobili sono sicuramente una grande realtà, con il potenziamento per gli sfalci. Qualcuno chiede anche un ulteriore potenziamento, secondo me ci può anche stare, magari nelle zone balneari, ecco, cercare di, diciamo, portare sempre più questa buona pratica della raccolta differenziata quasi davanti casa. Ovviamente i cittadini virtuosi che ricevono la Dario e che la pagano devono essere premiati e non vedersi sbeffeggiati di poi non solo non paga, ma abbandona i rifiuti. Per cui nelle scorse settimane abbiamo assistito alla bonifica di aree dove venivano fatti gli abbandoni, e i cittadini virtuosi che mettevano davanti casa il residuo secco, quindi l'indifferenziato, possibilmente poi nella tarda pomeriggio del giovedì si ricevevano una comunicazione: guardate, ops, oggi non passiamo. Per poi leggere l'indomani comunicati molto coloriti, dove dicevano che noi siamo brutti e cattivi, per cui preferiscono andare altrove. Ma comunque, vabbè, queste sono, ripeto, interpretazioni che ognuno poi fa. Diciamo che la situazione, e poi potremmo cominciare anche a cambiare totalmente argomento e parlare sia di buche, ma anche di tombini. Diverse persone mi chiedono di poter cercare di intervenire anche sui tombini. Non possiamo farlo, come ho spiegato, noi non siamo un'azienda che adibita, che ha l'appalto per sistemare i tombini. Noi siamo dei volontari, abbiamo un protocollo che ci dà la possibilità di mettere in sicurezza buche stradali. Per quanto riguarda i tombini, dato che le segnalazioni, le telefonate, i segnali di fumo non servono, perché abbiamo purtroppo, io non ho ben capito se c'è un problema burocratico, oppure proprio manca l'appalto, non so a chi. Io sinceramente pensavo che quando ci si tratta di un tombino con la scritta fognatura, abbia a che vedere col gestore del servizio idrico. Comunque approfondirò. Dicevo, secondo me l'unica soluzione è pressare chi di dovere con degli esposti, come abbiamo fatto con quello dei rifiuti, e secondo me la soluzione migliore. Quando avete, o comunque già da ieri abbiamo fatto con un'altra signora, quando avete delle segnalazioni di tombini, mandateci delle foto, dei video, io poi vi girerò un modulo che è un modulo da inoltrare alle PEC di riferimento. Non avete la PEC? Nessun problema. L'invito che vi faccio io a Fabio è una PEC, perché oggi la PEC, la posta elettronica certificata, è molto importante per parlare con le pubbliche istituzioni. Se non ce l'avete in questo momento, nessun problema, la mandiamo con la nostra PEC dell'associazione Comitato Attivisti Siracusani. È un modo sicuramente più forte di fare le segnalazioni, perché vedete, quando voi gli mandate un'email, quando voi fate una telefonata, lascia il tempo che trova. Quando voi fate questo tipo di segnalazioni, così, mentre una PEC già ha un valore, anche perché poi noi nella PEC, nella parte finale, gli scriviamo che se non si attivano entro 30 giorni potremmo andare anche in procura per fare delle denunce. Io vorrei ricordare che un tombino scoperchiato messo in una pubblica via è comunque una trappola mortale. Questa città una volta venne definita da qualcuno una città a misura di bambino. Sì, perché il tombino è a misura di bambino, un bambino ci finisce dentro e si fa male. Quindi, vabbè, lasciamo perdere le polemiche. Ultima cosa e poi vi libero, è sicuramente anche qua dobbiamo fare purtroppo polemiche sulla situazione verde pubblico. Ora, la città, come ho sempre detto io, se non è cambiato qualche cosa, è suddivisa in 5 aziende che si sono spartiti un appalto multimilionario per rendere la nostra città vivibile da un punto di vista, appunto, del verde pubblico. La città, da un punto di vista del verde pubblico, è totalmente allo sfascio. Io non voglio attaccare nessuno, perché, ripeto, alla fine poi
mi fa solo perdere tempo. Bisognerebbe solo vergognarsi perché evidentemente o non c'è la classe dirigente in grado di richiamare all'ordine queste aziende, oppure non lo so quale altra motivazione ci può essere, o magari non lo so, potrebbe essere che il comune non le paga queste aziende, non ne ho idea, ditemi voi, se avete parte interessata fatemi sapere qual è la situazione. Il problema è che viviamo in una città, io ricevo fino a ieri diversi messaggi da un po' tutta la città. Io posso venire a darvi una mano, ci mettiamo là con il nostro decespugliatore, sì, possiamo fare quest'opera, però chiaramente parliamo anche di zone dove c'è vegetazione folta, possiamo fare quello che possiamo fare, non è un problema, però è anche vero, come fa notare qualcuno, ci sono delle aziende pagate fior di milioni di euro per fare un lavoro che poi alla fine non so perché non fanno. Quindi cosa vi posso dire? Anche su questo potete provare a chiamare, a scrivere un messaggio all'assessore di turno, al sindaco, quello che è, ma non ci sono risposte. Per cui l'invito io è quello: esposto, 30 giorni si va in procura e si denuncia perché si tratta di comunque interruzione di servizio pubblico. C'è la norma che prevede delle sanzioni. Per cui vedete che con gli esposti si muovono. La dimostrazione è il discorso della raccolta indifferenziata. Quindi muoviamoci su questa cosa che secondo me è la cosa migliore, anche perché poi così non si dice grazie a nessuno, chi si deve attivare si attiva, se poi non si vogliono attivare facciamo lavorare la magistratura. Ultima cosa davvero, sempre inerente a questo, non l'ho reclamizzata più di tanto, una decina di giorni fa sono stato alla scuola che insiste all'interno del parco Robinson di Via Geri, perché più che altro mi hanno chiamato, anche se con forte ritardo, segnalandomi che c'era un tombino che perdeva acqua, dicendomi che da diverse settimane chiamavano il sindaco, l'assessore, tutte queste persone qua, ma nulla era stato fatto. Noi il giorno dopo, insieme a un idraulico amico volontario, abbiamo fatto un sopralluogo, ha visto com'era la situazione e quanto diciamo rapportato l'abbiamo inoltrato agli uffici competenti. Ora io a ieri non ho ricevuto nessuna risposta. Invito se c'è qualche persona là interessata a fammi sapere, magari oggi se riesco faccio, oggi è difficile, vediamo domani eventualmente faccio un salto io per capire se quella perdita d'acqua è stata risolta oppure no. Anche là purtroppo siamo una città in totale stato d'abbandono, volontari che fanno appunto questo tipo di operazioni di volontariato civico cercano di attivarsi per cercare in qualche modo di migliorare questa città, nella speranza che qualcosa cambi. Io sono purtroppo, da un punto di vista del pessimismo, Giacomo Leopardi era uno scarso in confronto a me. Va bene, buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.